Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server Trash con un video che forse stavate aspettando in molti, cioè in molti, dai, un centinaio di persone sicuramente. Allora, è stato pubblicato da poco il video sulla colorazione della danzatrice della Valle Boreale di Dark Souls, The Board Game, e niente, è successo qualcosa di inaspettato, cioè molti di voi mi hanno detto che hanno molto apprezzato il video, non per il risultato finale o perché magari sono bravo a colorare, perché non è così, sto riprendendo la mano, ma proprio perché si sono rilassati, no? D'altra parte è un video abbastanza distensivo vedere un tizio che, sì, che dà delle pennellate di colore su una roba come questa, e poi è un'occasione per fare chiacchiere. Quindi credo che coglierò questa opportunità per registrare anche qui su Quei Due sul Server Trash in una maniera molto molto live. Poi se vi piacerà si potrebbe anche proprio fare in live questa cosa, in tempo reale. Un po' più difficile da seguire come show, perché devo stare attento a non fare stronzate con i colori, devo stare attento ai vostri commenti. Insomma, è un po' difficile la gestione di una live di questo tipo, però si può fare. Intanto mi scuso se ho le mani ridotte una merda, ma non sono un tipo da manicure, più che altro sono state giornate difficili, le mie giornate da crudista sono state veramente complicate. Allora, per mangiare della carne che non fosse di vitello o di pesce, oh, mi sono mangiato le dita. No, scherzi a parte, mi scuserete se le mie mani non sono proprio a posto e le vedrete per tutto il video, quindi lo so, non è un gran bel vedere, però adesso si va a colorare questo qui. Questo è un Giampippo. Questo in Dark Souls The Board Game si chiama Giampippo minore, perché poi c'è il Giampippo maggiore che è più pericoloso. Questo è il Giampippo minore armato di spada. Allora, tanto per cominciare, studiamola insieme questa miniatura, cerchiamo di capire da che parti è composta, perché la sto vedendo anch'io per la prima volta con attenzione. Allora, c'ha un corpetto. Un'armatura, soltanto un corpetto qui. Poi qui è panza all'aria, come una modella di Yamamay, e ha una cotta di maglia che si intravede sotto una specie di tessuto lacero. Sì, è un tessuto lacero, probabilmente di un'unica veste che da su, quindi da qui dalle braccia, arriva giù fino a qui. Ok, perfetto. Quindi qui c'è lo stesso colore che c'è qui sulle braccia, un unico vestito, diciamo. Poi qui c'è un pantalone e qui devo capire se sia gamba nuda. Penso sia gamba nuda, eh. Mi pare, vedo un po' di tenore muscolare da queste parti, potrebbe essere. Dai, diciamo che è gamba nuda, cioè, però il soldato coi pinocchietti proprio. Sì, dai, diamo per scontato che sia gamba nuda. E poi abbiamo delle scarpe. E vabbè, le scarpe. In aggiunta, qua sopra abbiamo una specie di mantellina. Questa qua, che fa tipo cappuccetto. Poi il solito elmo. Ok, spadina. Allora, ci serve in realtà un po' di differenziazione. Io stavolta differenzierei un po', cosa che con la danzatrice, per esempio, non ho potuto fare. Però la cotta di maglia la farei color armatura sempre, ma molto più scura rispetto al corpetto. Corpetto ed elmo li farò di un colore, mentre tutte le parti in cotta di maglia le scurirò, le farò decisamente più scure. Poi c'è una sorta di cinta che attraversa tutto il bacino del nostro caro Giampippo. Qui vabbè, si può giocare come si vuole col colore di questa roba qui. Lo scudo. Oh, lo scudo potrei fare la parte centrale, la potrei fare tipo dorata, e poi il resto si potrebbe fare color armatura argentata. Guardate, la mano si è compenetrata nello scudo. Anche qui abbiamo un glitch. Proprio nella miniatura c'è un glitch. Va bene. Allora, io
Io non vi ho fatto vedere che colori uso nel video della danzatrice perché so che nel mondo dei coloratori di miniature c'è questa fissa che porca troia devi avere tot colori, altrimenti non va bene, devi avere i Citadel, i primer, ci vogliono quelli della Vallejo. Ok, i primer uso anch'io i Vallejo, però come colori mi sono buttato su questi qua, ve li faccio vedere, quindi pronti a leggere nei commenti i rompicoglioni. Questi qua sono colori molto economici. Sono specifici per miniature, non sono colori generici, però sono tra i più economici in circolazione. E devo dire la verità, mi sto trovando bene, anche perché non avendo termini di paragone con quelli che sono i Citadel, per esempio, al giorno d'oggi, non posso lamentarmi. Magari provo dei Citadel e dico no, vabbè, un'altra cosa, è fantastico. Probabilmente avverrebbe questo, però non li voglio proprio provare i Citadel perché costano troppo e già costa tanto fare questa roba, comprare miniature, bla bla, se ci metto pure i colori che costano un'ira di Dio, tanto io ci devo giocare queste miniature, ragazzi, non le devo esporre al Louvre. Allora, io mi sono preso questi colori qua. Ho un leather brown, desert yellow, barbarian flesh. No, flesh, in realtà, che mi servirebbe misto ad altra roba per fare un po' la pelle. Necromancer Cloak, mantello di necromante. E poi abbiamo un'armatura un po' più chiara, questa qui, ve la indica il Giampippo, e un'armatura un po' più scura. Quindi Shining Silver usiamo per l'armatura, ok, è Shining ed è Silver, ma poi noi ci mettiamo il nostro caro ombreggiante che scurisce tutto. E poi abbiamo Gunmetal che useremo per la cotta di maglia, quindi voglio la cotta di maglia un po' più scura dell'armatura. Mo' potrebbe essere che questi colori non bastino. Per il momento mi sono messo qua questi, però ce ne ho tipo 60, una cosa del genere. Ho tantissimi perché ho preso tutto un mega bundle dove ci sono tutti i colori. Proprio, sai, ricominci a fare una cosa e prendi il prodotto più economico che trovi, giusto per vedere se ti va ancora di colorare. Ecco, ho fatto questo. Allora, come prima campitura, io direi che potremmo divertirci con l'armatura. Quindi, anche perché di solito è abbastanza semplice, l'armatura è una cazzata su forza. Ma vi faccio vedere, non ve lo farò vedere sempre, ve lo faccio vedere soltanto qui. Tanto devo, ullala, devo mischiare il colore, però certo se io lo mischio dopo aver tolto il tappo, posso dire addio alla mia stanza e ai muri. Non mi sto masturbando, porco giuda, ragazzi, è il rumore della è il rumore della boccetta, eh. Piccola gocciolina, poi l'andiamo a riprendere. Tanto il colore questo qui lo utilizziamo come mamma lo ha fatto, è proprio lo diluiamo un pochino con l'acqua, tanto per farlo scorrere un po' meglio, ma sostanzialmente ce lo teniamo abbastanza original. Ok, e andiamo a fare la nostra prima campitura. Sono veramente emozionato, cioè sto facendo veramente questa cosa in diretta insieme a voi. Una cosa figa, eh? È una cosa molto figa. Te se me l'avessero detto qualcosa come 3-4 anni fa. Mario, un giorno tornerai a colorare miniature e lo farai mentre tutti ti guardano. È un po' strano per me, ve lo dico, eh? Perché per me colorare le miniature, soprattutto quando ho iniziato, era un po' un momento tutto per me, sai, molto intimo in realtà. E adesso a colorare, sapendo che mi state guardando, mi sento come se stessi pisciando in bella vista davanti a tutti. Però non è male come sensazione. Ho molta più paura di sbagliare, perché insomma, quando fai una cosa in pubblico è meglio che la fai bene. Però sti cazzi, anche perché tra di voi magari ci saranno un centinaio di esperti che insomma riescono a decifrare ogni cacata che faccio. Però ci sono tanti ragazzi che non hanno mai dipinto, quindi per loro può risultare addirittura ispirante vedermi colorare, anche se non benissimo. Io ve lo dico,
Non consiglio nulla, nel senso non vi consiglio i colori che sto usando, ve li ho fatti vedere, ma non ve li consiglio, così come non vi consiglio i pennelli che sto usando, così come non vi consiglio la tecnica che sto usando, non vi consiglio niente di quello che faccio, vi faccio vedere come la sto facendo, ma non è detto che sia il modo migliore per farlo. E anche se alla fine il risultato vi piacerà, che potrebbe essere che io non faccia un lavoro pessimo. Tenete presente che c'è sempre un modo per fare le cose in maniera più veloce e magari anche meglio. Però, essendo ritornato da poco nell'ambiente, non sono esattamente la persona migliore a cui chiedere consigli. Anzi, facciamo una bella cosa, ragazzi. Voi veterani di colorazione miniatura, che sicuramente ci siete. Se c'è qualcuno nei commenti che mi chiede cose, mi chiede consigli tecnici e bla bla, facciamo che rispondete voi, perché io non sono la persona più adatta. Rispondete voi, date una mano voi a sti ragazzi che vogliono iniziare, perché secondo me il mondo della colorazione delle miniature è interessante. E nelle giornate di pioggia in cui non sai che cazzo fare, è davvero un ottimo modo per passare un po' il tempo. Se non altro è qualcosa di creativo, no? Ok. Il dramma, sapete qual è? È che adesso io sto colorando i personaggi di Dark Souls, no? E sono sostanzialmente le prime miniature che mi accingo a colorare da tanti anni a questa parte. Sto cercando di non fare un lavoro pessimo, 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 ma sono sicuro che tra qualche tempo, quando sarò diventato più bravino e avrò ripreso la mano, mi farà schifo quello che ho fatto. È assodato, no? Ha sempre fatto questo effetto anche disegnare nella mia vita. Disegnavo una cosa, là per là dicevo, dai, non è andata, ma ho fatto un buon lavoro e poi la schifavo quella roba lì. Però Dark Souls alla fine è soltanto il mio ingresso nel mondo dei giochi da tavola del 2018, perché poi mi sono fiondato su Zombicide Black Plague e devo dire che è una figata. Veramente non vedo l'ora di farmi una partita a quel gioco. Ci sto in fissa, per me ogni occasione è buona per farmi una partita a Zombicide Black Plague. Spero che lo riusciremo a portare presto anche sul canale. Ok, allora questo è un elmo, giusto? Sì. C'ho un po' di dubbi perché non capisco bene se si tratti di buchi. Vedete, ci sono dei buchi sull'elmo, qui si vedono abbastanza bene nella ripresa. Non capisco se siano dei buchi delle asperità della superficie dell'elmo o magari una roba di pelle e sono buchi proprio. Però vabbè, noi li interpretiamo come fossero bozzi nell'elmo, ok? Ok. A questa miniatura ho dato un fondo marrone perché sospettavo che il colore, diciamo così, predominante su questi giampippi sarebbe stato questo. E infatti li vedo come figuri abbastanza sporchi, abbastanza lerci. D'altra parte sono soldati non morti. In Dark Souls questi tizi molto spesso se ne stanno buttati in un angolo come scarpe vecchie e si svegliano soltanto quando tu magari ti avvicini. Cioè è proprio gente sicuramente non pulita, è gente lercia che sta lì sul pavimento a prendere polvere. E tra l'altro sono poco vivaci, proprio loro come atteggiamento, la loro routine, i loro sono dei merdoni senza voglia di fare, voglia di vivere. Quindi il marrone spento gli si addice alla grande. Ok. Oh, signori, qua abbiamo fatto un lavorone, eh? Lavorano un paio di coglioni. Beh, abbiamo colorato un elmo e un corpetto. C'è ancora tanto da fare,
Intanto scusatemi ragazzi se l'inquadratura non è proprio il massimo, ma se vi dicessi in che modo barbaro sto riprendendo tutto questo, è che non è proprio comodissimo fare queste riprese, soprattutto quando come me qui hai poco spazio, perché non sto colorando nello studio figo di QDSS dove c'è tutta l'attrezzatura figa, sto colorando a casa mia e qui mi devo un pochino arrangiare. Sto facendo questa ripresa con una webcam. Le riprese della danzatrice le ho fatte molto molto meglio utilizzando una macchina professionale e via discorrendo, però siamo su trash, capite a me. Bene, bene. Ah, abbiamo fatto questa cosa qui. Mo, vogliamo passare un attimino allo scudo, perché tanto è lo stesso identico colore, quindi io partirei subito con la parte bassa dello scudo, che tanto ci frega veramente poco se viene bene, se viene male, questa starà nascosta per la maggior parte del tempo. Facciamo giusto a una campitura a cazzo di cane. Il colore è molto diluito, quello che sto usando, perché così mi scivola meglio il pennello e io non bestemmio. Però crea queste strisce. Quando il colore è molto diluito fa questo effetto qui e quindi magari ti costringe a ripassarci un'altra volta. Io non ho intenzione di fare un colore troppo, troppo omogeneo, lo dicevo anche nel video della danzatrice, a me le armature proprio precise, tutte quante colorate uguali, mi sembrano nuove di fabbrica e non è il caso. In una miniatura, secondo me, ci vuole quel tocco di rozzo, soprattutto se è una miniatura sporca e schifosa come questa. Ok, ragazzi, tutto andando male, se un domani la nostra carriera su YouTube finisce, come pubblicitari falliremo e non avremo più le forze di fare nulla nel campo video, nel campo della comunicazione, io diventerò un coloratore di presepi, colorerò le statuine dei presepi. Eh? Anche perché le statuine dei presepi spesso sono colorate come il cazzo. Guardo sempre da vicino le statuette del presepe che fa mia madre a Natale e mi ammazzo di risate perché ci sono dei pastori che hanno gli occhi colorati più o meno vicino alle orecchie. Sono piccole come statuine, soprattutto quelle, diciamo, da 3-4 cm di altezza. Scusatemi se ogni tanto esco dall'inquadratura, perdonatemi, ma non riesco a guardare sempre dove si trova l'inquadratura. Dicevo, le statuine piccole veramente sembrano deformi. C'hanno gli occhi separati da metri e metri uno dall'altro, hanno le orecchie fuse, fanno abbastanza schifo come fattura le statuine del presepe, soprattutto quelle un po' economiche. Ma la cosa peggiore è la colorazione. Veramente vengono colorate a caso, tirando i dadi. E credo che sia un processo industriale perché non credo siano colorate a mano. Questa è una statuina colorata a mano. Per quanto io non sia bravo, è comunque meglio delle statuine del presepe di mia madre. Siccome lei ama fare il presepe, qualche anno potrei farle questo dono. Compro delle statuine senza colore e gliele coloro io. Ma adesso divento prima un po' bravo, eh. Perché sennò rischio di fargli anch'io gli occhi come un pesce palla. Ok. Oh, lo scudo. Vediamo sotto. Ah, sotto non è venuto malaccio. Vabbè, ci frega poco del sotto. Qua, ovviamente questo non è l'unico giampippo, ce ne sono altri di giampippi uguali, uguali, uguali. E questi li devo colorare più o meno allo stesso modo. Infatti questo video mi servirà per ricordarmi che cazzo di colori ho deciso di usare. Allora, vogliamo fare una cosa? Questa parte qui dello scudo, la parte centrale, io adesso non l'ho colorata proprio perché stavo pensando che forse potrebbe essere carino farla dorata. Lo so, forse è un po' troppo raffinata questa cosa per una miniatura così grezza come il giampippo minore. Vero?
Però è pure vero che darebbe un attimino di movimento in più a sti colori che sono spenti per mia decisione, ovviamente, però magari faccio una parte dorata al centro, dove vedete ancora il marrone, faccio una bella parte dorata e poi ci metto un ombreggiante, così la scurisco, la rendo un po' più cattivella. Potrei far così, in effetti. Va bene. Va bene. Allora, ultima campitura di color armatura, la mettiamo sulla spada. Perché giustamente io poi non la sto neanche rifinendo chissà quanto sta miniatura. Vabbè, dai, facciamola sta cosa, su. Sembra veramente che non me ne freghi un cazzo. In realtà è solo che è il piacere della colorazione, vedete? Però adesso facciamo le cose per bene. Scusatemi, ragazzi, mi devo allontanare un attimo dal tavolo. Perché sennò tutti quanti: "Ma Sinergo, ma che fai? Hai lasciato la spada?" Che no, non la lascio così, tranquilli. Allora, ecco, qua c'è un po' di scarto plastico che va rimosso col bisturino. Va bene, abbiamo guarito questo orribile difetto della spada. Ripeto, ragazzi, a me non frega di fare una miniatura perfetta perché è una miniatura da gioco, eh. Sarà difficile per me mantenere questo atteggiamento quando colorerò Zombicide, perché quello per me al momento è il top del divertimento da tavolo, e quindi mi dispiacerebbe veramente molto fare delle miniature di merda. Quindi lì ci starò attento, però è pure vero che porco il cazzo, sono 71 miniature. Cioè, io non so quanto tempo ci metterò a colorare sto Giampippo, eh. Non potremo colorarlo tutto entro oggi, ve lo dico, ragazzi, perché ci vogliono diversi passaggi, molti passaggi sono abbastanza lunghi e soprattutto c'è da aspettare tra un passaggio e l'altro, eh? Questa è una cosa da tenere in considerazione. Bene, aggiungiamo il secondo colore sulla nostra tavolozza e sto rincoglionito, e usiamo un gun metal, questo qua, che è più scuro di questo silver che abbiamo usato finora. Ok, come vedete è abbastanza più scuro. Andiamo un attimino a diluirlo con un po' d'acqua, lo facciamo scorrere un pochino meglio. Ecco qua. E con questo, come promesso, andiamo a picchiettare nei buchi dove c'è la cotta di maglia. Tipo qui. Sì. Poi qui. Qua dentro. Poi no, non devo essere precisissimo, perché tanto poi il tessuto lo colorerò dopo, perché la cotta sta sotto e mi conviene colorare prima quello che c'è giù e poi la parte in rilievo. C'è meno possibilità di far casini così. Ok. Già sta facendo un bell'effetto. Questa cosa qui della cotta di maglia bucherellata in realtà è veramente bella perché dà un movimento molto particolare alla miniatura, che
altrimenti sarebbe quasi monocromatica. Invece con questi sprazzi di acciaio negli stracci dei vestiti, veramente sembra figo. Ok, ne ho messo un po' troppo in quel buco lì, vado ad asciugare, se no. Lo so ragazzi, nel video della danzatrice sembrava che io avessi le ali nelle mani, sembravo velocissimo perché era tutto un processo velocizzato, non era come in questo caso in tempo reale che vedete effettivamente quanto tempo ci sto mettendo. E lo so, vi aspettavate una cosa molto più rapida, vi aspettavate una cosa. Entro 20 minuti vedrò la miniatura finita. Invece probabilmente la vedrete finita tra 3 o 4 video lunghi almeno come questo. Non so quanto sarà lungo sto video, ma sono sicuro che non sarà brevissimo. Che vorrei arrivare almeno a fare tutte le campiture piatte, che è quello che posso fare nel primo video, perché poi quando ci saranno le campiture, quelle sfumate, quando applicherò l'ombreggiante e via discorrendo, ci saranno delle pause un po' lunghette. Però non so, questo video l'ho pensato per essere pubblicato su Trash. Devo essere onesto, non ci ho proprio neanche lontanamente pensato a mettere questo video su QDSS2. Beh, secondo me è un video da Trash. In tutto e per tutto. Non c'è editing, credo che non ci metterò nemmeno musiche, ma tanto chi se ne frega. È probabilmente una sorta di video ASMR in piena regola. Ok, il nostro Giampippo adesso ha bisogno di un po' di diversificazione nei toni dei vestiti. Dobbiamo decidere un po' come trattarli, sti vestiti, no? Allora, io direi, questo cappuccetto qui non mi dispiacerebbe farlo abbastanza scuro. Allora, il leather brown, cioè questo colore qui, si avvicina abbastanza al colore base che ho dato. Dovremmo cavarcela in poco tempo con questo qui. Mentre il vestito sotto, cioè quello tutto strappacchiato, vorrei che fosse il più possibile risaltante rispetto alla cotta di maglia sotto. Sì. Quindi adesso andiamo a metterci un po' di questo leather brown sul cappuccetto. Infatti è quasi invisibile. Quando hai un colore di fondo che si avvicina così tanto al colore che stai passando, veramente ci sono pochissime probabilità di sbagliare, perché cosa sbagli? Anzi, il pericolo è quello di cannare la colorazione perché ti dimentichi delle aree, perché non si vede bene dove stai colorando. Infatti anche voi, anzi no, dalla ripresa è anche peggio. Io da qui vedo dove sto colorando, ma voi in ripresa veramente faticherete a capire dove sto piazzando il colore. Devo dire, l'inquadratura non è male, non mi dispiace affatto l'inquadratura, ed è una stronzissima webcam piazzata proprio davanti a me, quindi è quasi il mio punto di vista quello che avete. Dovrebbe essere abbastanza immersiva come ripresa, cioè dopo un po' potreste dimenticarvi che state guardando un video, potreste pensare di essere voi a colorare. Ok, magari un giorno vi faccio vedere degli occhiali che ho comprato per colorare le miniature, con i quali sembro veramente un cazzone. Sono occhiali magnificanti che ingrandiscono le cose che abbiamo davanti.
Però vabbè, in questo caso non ce n'è tanto bisogno, perché la miniatura è abbastanza semplice, non ci sono dettagli microscopici. Va bene così. Ok. Scusatemi per il casino solito di marmitte e bordelli vari, purtroppo. Dobbiamo patire. Dobbiamo patire. Allora, adesso io andrei a utilizzare questo Desert Yellow per fare il vestitino di questo stronzone. Mischio, 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 mischio. Sapete che credo di non aver mai usato il Desert? No, no, sì, l'ho usato, che cazzo sto a dire? L'ho usato già. Questo colore l'ho usato per fare alcune mattonelle sulla base di alcune miniature che ho già colorato. Quindi l'Araldo, il Cavaliere, la Danzatrice e i Giampippi Maggiori. Beh, si va. Eccolo qua. Eh beh, ragazzi, vedete com'è più evidente adesso? Giustamente prima stavo colorando con un colore che era quasi uguale al fondo. A voler essere onesti, si sarebbe potuta evitare quella roba lì, quella colorazione lì. Ok, sono stupito di quanto si veda bene in ripresa. Ero molto preoccupato all'idea di fare questo tipo di video, perché c'era l'incognita dell'inquadratura, mi stava togliendo il sonno. Poi ho pensato, ehi, ma è trash, ci pianto la webcam, chi se ne? E ho fatto bene, ho fatto bene perché non è affatto male così. Non mi dispiace. Sì. Tra l'altro adesso mi accorgo di aver saltato qualche pezzo in cui occorreva piantare un po' di cotta di maglia. Ma non è un problema grosso, eh? Si rimedia alla seconda passata. Sì, perché questo colore credo che dovrò passarlo un paio di volte, come tutti i colori chiari, quando vengono diluiti un po', perdono di corpo e devi caricarli una seconda volta. È un lavoro di pazienza incredibile colorare le miniature. Non fa per tutti, eh. Ti deve proprio piacere, ti devi dare soddisfazione, altrimenti è una perdita di tempo clamorosa, soprattutto se hai la smania di averle tutte già colorate per andare a giocare con le miniature colorate. Il tuo fine ultimo non può essere quello, se no colori a cazzo. Tipo la danzatrice, che avevo fretta di finirla perché saremmo dovuti andare in live e volevo andare in live con la danzatrice colorata. Vabbè, col senno di poi avrei cambiato diverse cose, ma non fa niente. Avrò modo di metterci tutto l'impegno del mondo quando colorerò le creature di Zombicide e questi altri personaggi di Dark Souls. Però ci tengo a sottolineare una cosa. Cioè, queste creature di Dark Souls che sto colorando, le sto colorando pensando che saranno creature da gioco e non da esposizione, quindi non starò troppo attento. Va bene non fare cagate, colorarle in maniera corretta, però non sto a fare l'artista perché tanto non c'è bisogno. Sono miniature da gioco e si rovineranno molto in fretta giocando, quindi sti gran cazzi. Dovrei metterci anche una protezione. Non l'ho ancora fatto su nessuna di queste miniature, eh. Perché sono un pirla. Primo.
E secondo perché io ricordo che all'epoca usavamo, quando avevo 17 anni, usavamo la lacca per capelli come protezione dopo aver applicato il colore alle miniature. Perché all'epoca non giravano soldi e non c'erano neanche tutte ste guide, ste cose online. Che ora mi rendo conto tanti ragazzi parlano non tanto per esperienza personale, ma perché si sono fatti un carico di video su YouTube da fare impressione. E io potrei essere uno di questi, nel senso che potrei veramente mettermi a guardare per ore gente brava che colora. Però non do per scontato che quello che fanno loro debba essere esattamente quello che faccio io. Cioè, ho visto tanta gente fare cose fighe, che a me sembrano tanto fighe, però poi ho provato a farle come le fanno loro e mi sono reso conto che non fa per me. Quindi, per quanto qualcuno possa essere bravo, bisogna sempre fare i conti con quello che è il proprio modo di vivere certe cose, la propria inclinazione. E anche con il proprio gusto, perché ci sono delle tecniche di colorazione delle miniature che sono molto molto veloci, però ti deve piacere quel tipo di risultato. E a me non piace troppo, per esempio, utilizzare gli ombreggianti wash, cosiddetti, per colorare, cioè per me non sono delle colorazioni, sono soltanto un modo per dare più risalto a certe campiture, ma stop. Come colorazione non credo siano così valide. Alright. Allora, sapete che facciamo? Prima di dimenticarci quelle zone lì di armatura, di cotta di maglia, scusatemi, sapete che cosa facciamo? Adesso ce ne andiamo a piantare. Così di cattiveria, anche se non è ancora del tutto asciutto, ma tanto non mi darà problemi. Eccola qui. Questa è la zona. E cazzo se era grande, eh? Come ho fatto a mancarla? Vabbè, però abbiamo rimediato, no? Perfetto. Tanto sentirete la mia ragazza che litiga con il cane, non so cosa stia facendo quel disgraziato, ma di sicuro la sta facendo incazzare con quel musaccio maledetto che va a infilare dappertutto, compreso nel cestino dell'umido. Vai! È ora di colorare le braccine belle, che sono abbastanza semplici. Anche qui io direi di dare una bottarella di base a tutto e poi di tornarci un po' più cazzutelli al secondo passaggio, che dite? Porca troia, ragazzi, se sono soddisfatto dell'inquadratura. Era la cosa che temevo di più. Però ho pensato, ok, devo fare sta cosa per trash. Ma se poi per spostare la camera ci metto 50 anni, diventa un progetto difficile, ma è comunque un progetto di nicchia, non converrebbe portarlo su QDSS2, stavo diventando pazzo. Invece così, in mono inquadratura si vede tutto bene. Ok, forse ci ho messo anche troppo colore, cioè non forse, sono sicuro di averci messo troppo colore, però va bene, ok. Un braccio è fatto, andiamo a fare l'altro braccio.
Abbiamo pensato con Redes, sarebbe veramente figo, farebbe tanto tanto ridere fare il gioco da tavola di Kingdom Come Deliverance. Sarebbe fantastico. Però dovrebbe essere una cosa fatta senza scopo di lucro, cioè quindi senza chiedere diritti a nessuno e tutte queste cose qui. Anche se effettivamente è un gioco storico, quindi basta cambiare qualche nome qua e là e poi praticamente farlo il gioco di Kingdom Come Deliverance. Basta non chiamare Henry Harry, poi Sigismondo e Sigismondo, voglio dire, sono personaggi storici. Però sarebbe veramente interessante quelle le carte, tipo ti sei appena buggato il cavallo, devi ricaricare la partita, tutto quello che hai guadagnato negli ultimi 3 turni lo perdi. Sarebbe bello, eh. Ci abbiamo troppi progetti, ragazzi. Ci mettiamo pure a fare ste cacate. Però fa ridere, l'idea mi fa veramente tanto ridere. Ok. Oh. Ho lasciato orfana una zona qua dietro. Bene. La nostra miniatura comincia ad avere, diciamo, un minimo di carattere rispetto a quando era soltanto un giampippo marrone. Allora, rimane il pantalone e poi la pelle. La pelle del giampippo. Allora, la cintura, aspettate un attimo che voglio tirarla di nuovo fuori perché in un punto si è andata a perdere. La tiro fuori con il marrone che tanto è uguale al marrone del fondo. Ecco qui. Recuperata. Tanto sto marrone una volta asciugato, lo stiamo vedendo qua sopra, è praticamente identico al fondo. Vogliamo dare una botta di dorato qui al centro dello scudo? Datemi un secondo, ragazzi, lo pesco dal bronzo o d'oro? Facciamo bronzo, dai. Bronzo, una volta scurito, dovrebbe suonare meglio su uno scudo del genere. Voi non vedete quello che sto facendo. Ho appena preso un gocciolone di color bronzo e l'ho colato nella mia tavolozza. E adesso lo andiamo a mettere qui. Sapete che vi dico? Sono felice di aver fatto questa cosa. Sì, decisamente. Sembra una. Oddio, sembra una 2 euro. Fantastico. Forse è il mio subconscio che mi sta dicendo: guarda, Sinergo, sta miniatura non vale neanche 2 euro come l'hai fatto. Ok, il soldato della 2 euro. Il giampippo monetario. Vabbè, scherzi a parte, sembra veramente una 2 euro, cazzo. Già che ci siamo, abbiamo il bronzo, io direi di farci anche qualche piccolo dettaglio, tipo l'elsa della spada. Perché no? Allora, questo è un dettaglio che devo aggiungere al personaggio del cavaliere di Dark Souls The Board Game. È tipo un mese che ce lo devo aggiungere, mi scordo sempre. E quando arriva il momento che ho per le mani del colore adatto, succede che ho chiuso la confezione e non mi va di riaprirla per tirar fuori il cavaliere, visto che quella cazzo di scatola è un fottuto rompicapo.
Allalalalala. Ok. Perfetto. I like it. Anche qua. Poco, anzi, coloriamola tutta sta parte qui. Poi andiamo a scurire la parte in mezzo col marrone. Però non voglio assolutamente perdermi. E sta parte deve brilloccare bene, bene, bene. Che cazzo, è il pomellino dietro la spada che non so assolutamente come si chiami. C'è qualcuno tra di voi che fa tipo scherma che possa darmi una vaga idea di come cazzo si chiami quella parte? Non male, non male, però adesso ci tocca fare i pantaloni del caro Giampippo. I pantaloni io li farei scuri, non so voi, ma io li farei scuri. Quindi, Necromancer Cloak. Aspettate, ragazzi, la solita masturbazione audio. Ok. Sto usando sempre lo stesso pennello, non sto scalando dimensione, ma è abbastanza inutile. Va bene così. La cosa importante è che il pennello sia appuntito, poi o è grande o è piccolo, se c'è una bella punta ci puoi fare praticamente tutto. Oh sì. Questa cosa aggiunge molto molto contrasto in più alla figura, eh. Sono contento, da veramente una bella botta. Perché va bene mantenersi sui toni del marrone, perché la miniatura deve risultare fangosa, sporca, impolverata, bla bla, e non deve essere vivace. Però nessuno ci ha impedito di giocare con i colori scuri. Infatti questo è perfetto per fare sto discorso qui sui pantaloni. Allora, ci tengo a dire che nei pantaloni c'erano dei buchi. Quei buchi dovrebbero lasciar vedere quello che c'è sotto, quindi in questo caso la pelle, ma io me ne sbatto al cazzo, cioè sono cose microscopiche che per carità si possono colorare tranquillamente una per una con la santa pazienza, però non avrebbe molto senso. Una miniatura da gioco non avrebbe molto senso starsi a sbattere così tanto per un dettaglio che poi non vedrai mai praticamente. Non so cosa stia facendo il mio cane, ma stasera è molto attivo. Si sta prendendo un cazziatone ogni 5 secondi. Probabilmente è un po' nervoso perché di solito lo faccio entrare qua dentro, no? Però quando registro no, perché magari mi interrompe, perché magari mi frega qualcosa. E siccome qua la stanza adesso è piena di pennelli, colori, cose che vorrebbe tanto acchiappare e rosicchiare, io opto per una diplomatica operazione di esilio. Lo esilio un attimino in corridoio qua fuori e lui in genere sta dietro la porta, aspetta che io finisca e
ci sta anche le ore, proprio nonostante abbia a disposizione tutta la casa, però sta dietro la porta, aspetta che io finisca di fare quello che sto facendo. E qua dentro ci sto anche 2 ore, 3 ore. Però stasera a quanto pare ha deciso di rompere i coglioni alla mia ragazza in maniera aggressiva. Sapete che è che oggi l'abbiamo lasciato anche un po' da solo. Siamo andati al ristorante, quindi probabilmente si era sentito già abbandonato prima. Poi siamo tornati a casa e io lo sto abbandonando di nuovo fare questo video, quindi sappiate che voi state guardando questo contenuto con gentile concessione di Toffo, che sopporta di starsene da solo per qualche altra ora. Cioè da solo, sta con la mia ragazza, non è solo. Però comunque non me lo sto cagando io. Ok. Bene, bene. Gli abbiamo fatto anche sti pantaloni alla zompa fosso. E adesso dobbiamo un attimino impegnarci per fare un color pelle credibile. Che colore ha la pelle di un non morto del cavolo? Allora, in Dark Souls sta gente è praticamente grigia. È fottutamente grigia. Io ho preso questo Barbarian Flesh, ma chiaramente è un colore che va. Mischio. È chiaramente un colore che va un attimino. E dai, queste bolle. Va un attimino costruito. Ok. Io ci andrei a buttare dentro un po' di questo marrone. Così la spegniamo. Infatti, un pochino di questo marrone qui. Ok, eccola qua. Un po' meno allegrotta adesso. Prima sembravano le guance di un Teletubbies. Allora, andiamo prima sul faccione, va. Sotto c'è anche il collo. Ok. Abbiamo fatto un colore che è molto compatibile come tono con il vestito strappato e adesso vediamo qui sul braccio se la differenza è sufficientemente marcata. Beh, io direi di sì. In video si nota un po' meno, però dal vivo c'è una bella differenza, soprattutto gli highlights, cioè le parti illuminate, poi risulteranno molto molto diverse, visto e considerato che sulla pelle ho intenzione di mettere un ombreggiante di colore diverso rispetto a quello che userò per il resto della miniatura, quindi sui vestiti, e sull'armatura userò un ombreggiante nero, assolutamente nero, lo voglio cattivissimo. Mentre per la pelle userò un ombreggiante color pelle.
sperando che non sia troppo color pelle. Deve essere troppo colorato, sto non morto. Avete mai sentito il detto? Ma c'hai le guanciotte rosa come un non morto, io no. Quindi vorrei evitare. Ok. Ogni tanto mi giro, do un'occhiata all'inquadratura che avete voi e penso, wow, si vede esattamente ciò che si deve vedere. Allora, non proprio l'immagine, perché l'immagine della camera con cui ho ripreso il video della danzatrice era mille volte meglio, eh? Non l'immagine, ma proprio l'inquadratura ritengo che sia molto più bella qui, perché è quasi in prima persona. Veramente vi sarete persi due o tre passaggi perché l'inquadratura non lasciava vedere l'azione, però per il resto avete visto tutto. E io controllo abbastanza spesso, eh. È chiaro che ho la faccia giù verso la miniatura, però. Ok. Molti potrebbero pensare che, essendo le miniature molto piccole, ci voglia una precisione incredibile per colorarle, ma in realtà non è così. Cioè, la miniatura è comunque sia formata da volumi. E quindi il tuo pennello viene guidato dai volumi che ci sono sotto. Viene stoppato quando c'è un rialzamento, viene accompagnato in qualsiasi scanalatura. N non è una cosa di estrema precisione. Certo, devi stare attento perché non puoi dare grandi pennellate, se no chiaramente imbratti tutto. Ma non è una cosa così complessa. Cioè, è complessa la colorazione, cioè quindi gestire la colorazione, quella è una cosa molto complessa, ok? Ma dare il colore è una mezza cazzata. Ok? Quindi vediamo Gian Pippo colorato versus Gian Pippo non colorato. Abbiamo una bella differenza. Però adesso dobbiamo ancora fare buona parte del miracolo. Dobbiamo mettere gli ombreggianti e tutto il resto. E direi anche di dare una coloratina a queste scarpotte. Anche perché io con il primer, col colore di base, non ci sono andato pesante, io lo metto sempre come se fosse un velo, il colore di base, che serve soltanto a far incollare bene gli altri colori che ci mettiamo su, eh. Vabbè, se vuoi fare una cosa proprio porca porca, il colore di base lo dai in maniera abbastanza fitta e
usando il colore che la miniatura avrà per la maggiore, quindi che ne so, vuoi fare un orco, dai un colore verde e poi gli fai giusto due dettagli del cazzo, metti un ombreggiante e la miniatura è finita, proprio finita, non ci devi fare più niente. Però non è un modo che mi piace, cioè mi diverto poco a lavorare in quel modo, ecco, mi diverto poco, questo è il problema. Allora, l'Elsa della spada, tanto io farei volentieri a meno di questo pelo di tofu sul pennello. Guardate che bel contrasto che c'è adesso, Madonna che bello. Ok, bene. Sapete cosa faccio? Quasi quasi, questa cinta di pelle, anzi no, dai, la andiamo a scurire, anzi a schiarire più tardi. Ora come ora. Dobbiamo soltanto far asciugare quello che abbiamo fatto finora, perché se no l'ombreggiante si porta via il colore e viene, come si dice, una merda. Dobbiamo fare asciugare e poi mettiamo gli ombreggianti. Però questa è una cosa che non credo riusciremo a fare in questo video. Dobbiamo farlo per forza in un prossimo video che verrà non so quando. Ma non vi preoccupate, ragazzi, lo pubblico perché questa è un'operazione che voglio fare, colorare queste miniature. La voglio fare bene, ma a questo punto la faccio in vostra compagnia, sempre se gradirete. Per il momento, eccolo qua. Il Giampippo è colorato, cioè c'ha dei colori addosso. Non vuol dire che sia finito, c'è da lavorare ancora, però. Ci siamo, voglio lavorare soprattutto sulla faccia e sulle parti di carne. Tra l'altro, adesso che ci ho messo il colore, mi rendo conto che forse anche le gambe potrebbero essere avvolte da un qualche tipo di stoffa. Vedete questa asperità qui? Anzi, questo cratere qui? Potrebbe essere una calzamaglia strappata. Eh sì, potrebbe essere anche una calzamaglia strappata. Sapete che facciamo? Non vi viene in mente una cosa abbastanza chiara? Aspettate, eh. Sto per prendere un altro colore. E voglio sostituirlo alla parte con la calzamaglia. Sto prendendo un colore abbastanza nuovo per questa miniatura ed è un grigio cenere. Grigio polvere, quel cazzo che è. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh sì. Oh sì. Ok, non è male, eh. I bordelli che ti fa il bordo del pennello ancora bagnato sono incommensurabili. Vabbè, ci frega poco perché tanto questa è una parte che dobbiamo andare a colorare poi. Io lo faccio sempre alla fine questo discorso qui di colorare la base, eh. Molti lo fanno durante la colorazione della miniatura per tutta una serie di motivi che sono sacrosanti, ma io sono pirla e quando coloro la miniatura voglio divertirmi a fare la miniatura. La base è una di quelle cose che mi pesa un po' fare. Non è così divertente.
perlomeno a me non piace particolarmente. Poi soprattutto in un gioco come Dark Souls, dove cioè l'ambientazione è tutta più o meno mattoni, pietrazze, queste cose qui, non c'è nulla di veramente divertente da fare, non c'è, capito, che è un prato, dell'erba, qualcosa di figo. No, sono tutte pietre, macerie. Ok. Ho anche un altro gioco da tavolo che ho recuperato un po' di tempo fa. Ho visto giocare qualche partita su YouTube, mi è piaciuto moltissimo. E poi me l'avevate, se non erro, consigliato anche voi. Mice and Mystics. Mice and Mystics pare essere veramente divertente. Però mi ci devo ancora mettere, devo ancora leggere il regolamento. Mi sto preparando all'estate, ragazzi. Con tutti questi giochi da tavola mi sto preparando all'estate. Ma Sinergo, ma d'estate non vai al mare? Odio andare al mare perché odio il caldo e non c'è posto più caldo della spiaggia calda quando fa caldo. Quindi vedete bene che per me non è proprio una scelta adatta andare in spiaggia. Infatti d'estate divento un pipistrello. Io che sono una persona estremamente mattiniera e amo il giorno piuttosto che la notte. Infatti vado a dormire prestissimo perché non mi frega niente di rimanere sveglio fino a tardi. D'estate cambio continuamente il mio ciclo vitale, tutte le estati faccio questa cosa qui e divento notturno, ma io vado in giro di notte come un vampiro. Di notte, sempre compatibilmente al fatto che il giorno dopo alle 9 devo stare in studio, eh? Quella notte lì. Quindi quest'estate, quando farà caldo, io mi accendo l'aria condizionata, mi metto lì e mi faccio i miei bei giochi da tavolo. Visto e considerato che d'estate meno videogioco, meglio è, perché le console si scaldano, perché il PC si scalda e perché quando fa caldo mi sta sulle palle stare seduto sul divano con una console che sbuffa calore o col PC che mi sbuffa calore sul piede visto che ce l'ho qua a fianco. Ok, direi che siamo riusciti a dare senso anche a questi buchi sulle calze, sulla calzamaglia. Bene, molto molto bene. Adesso il confronto dovrebbe essere ancora più marcato perché c'è effettivamente un colore in più. Eh sì, è un'altra roba, ragazzi. È un'altra roba. In queste zone dove c'è la cotta di maglia andrò a calare delle gocce di ombreggiante nero. Su tutta questa parte del... Madonna, la goccia d'acqua. Su tutta questa parte qui andrò a mettere un ombreggiante marrone ed è la stessa cosa che farò qui sulla parte bronzo. Sullo scudo e sull'armatura sempre un ombreggiante nero. Sulle parti chiare della veste lascerò tutto così com'è e sulle parti della pelle andrò a mettere un ombreggiante color pelle. Mi dispiace che non possiate vedere questo procedimento, però ragazzi, potrei farlo nel prossimo video, ma mi toccherebbe fare solo quello, cioè mettere soltanto l'ombreggiante e poi salutarvi. Quindi, oddio, potrei farlo perché comunque sia, penso mi porterà via una buona 15-20 minuti, quindi un video più corto, ma potrebbe essere gradito. Va bene, ragazzi, dai, magari facciamo proprio così, che dite? Ci vediamo alla prossima e grazie di avermi seguito.